Sì, prova, pronto. Riuscire a fare un commento dopo, siamo nel 2015, dopo 4 anni aver rivisto quel documento che riguarda le linee guida del piano regolatore generale. Innanzitutto abbiamo visto e abbiamo potuto verificare che la cosa si è svolta in una maggioranza praticamente, dopo ampio dibattito, però poi in effetti sia i progettisti che il sindaco che la giunta si sono dissociati da quella riunione del Consiglio Comunale dove poi sono state votate le linee guida del piano che essenzialmente prevedevano che cosa? I principi generali sono condivisibili nel momento in cui si cerca in aderenza al piano paesaggistico di cercare di ridurre, diciamo, le espansioni sulle fasce tra Pachino e Marzamemi, si ha questa idea un attimino di una città che praticamente da un'espansione lineare, cioè da Pachino verso Marzamemi, si ha questa concentrazione, cioè questa espansione della città praticamente che si rinnova su se stessa, cioè a partire dalla piazza l'espansione che si vorrebbe che le linee guida paventavano era quella di ridurre considerevolmente quelle che sono le previsioni sia su Carrubella, che poi tra l'altro era anche tutelato dal piano paesaggistico stesso, sulle espansioni di Carrubella, sulle CT1, già il piano stesso ne prevede la salvaguardia, cioè lì hanno tentato in qualche modo di. E poi dice le ridimensioniamo, però ridimensionare le aree di Carrubella dalla parte est, quando la testata della parte est vicino alla Marina c'è un piano di lottizzazione approvato, che è quello dell'ingegnere greco. Cioè. Buonasera. C'è un signore che mi ha salutato. Per cui, dicevamo, in considerazione di queste direttive al piano regolatore, appunto, abbiamo questa concentrazione sull'espansione verso sud, che praticamente ci sono le aree della ferrovia che ora ho ripreso praticamente, adducendo motivazioni collegate alla convenzione sulla pista ciclabile, dove le aree della ferrovia non si sa che fine faranno nel prossimo futuro. E in previsione di queste linee guida si pensa che possano essere integrate nell'espansione della città, fermo restando che i fabbricati forse percorreranno un'altra via che nessuno ha voluto mettere in evidenza, e il comune di Pachino praticamente lascia a delle associazioni private, che a quanto pare sono, cioè associazioni private che praticamente sono nate in concomitanza con la candidatura del Bruno. Cioè, siccome c'è Bruno, ci spariamo questa carta perché se Bruno andrà in porto, praticamente noi avremo un appoggio fondamentale su quelle che sono le nostre aspirazioni e si è visto chiaramente sul parco urbano questa cosa. Io non voglio criticare, insomma, più di tanto, però insomma, si configura praticamente un qualcosa che lede i diritti democratici della totalità dei cittadini, anche perché se io praticamente ho un'opera pubblica e innanzitutto devo cercare il finanziamento e poi attraverso il finanziamento fare una gara d'appalto e darla praticamente in appalto come prevede la legge, dove c'è una libera concorrenza tra le imprese. No, invece io che cosa? Affido in base alle mille proroghe, affido questa cosa a un'associazione privata, poi però li finanzio, cioè sembra che ci sia un attimino l'aggiramento della legge, dove si danno agli amici,
delle cose privatisticamente, fermo restando la integrità, diciamo, del quadro normativo che indicherebbe praticamente la legittimità degli atti. Ma torniamo, perché questa si paventa anche sugli edifici della stazione, questa convenzione con le ferrovie, i privati, manutenzione, e poi magari invece i comuni di prenderle a sé e cercare il finanziamento si danno alle ditte private che poi a sua volta chiedono il finanziamento al comune e il comune gli dà il finanziamento. Cioè, si configura qualcosa di anomalo proprio dal punto di vista proprio come procedura, come fare politica, insomma, capito? Che è una cosa che insomma, non è tanto gradevole a chi effettivamente democraticamente pensa che determinati principi delle leggi vanno applicate e non attraverso la legge a girare quelle che sono. Ma torniamo praticamente alle linee guida del piano regolatore generale che, come abbiamo visto, nell'espansione urbana prevede l'espansione sulla stazione di Pachino e verso sud, non è che cita proprio la stazione, per essere precisi, però a sud di Pachino c'è un'area di quasi 1 chilometro che sono aree ferroviarie, insomma, tutta la stazione con le aree ferroviarie, eccetera, eccetera. E lì poi bisognerebbe guardare un attimino bene il video dove praticamente Rinascita è d'accordissimo su questa cosa, poi, sulle aree sud, lì vicino a Pognone, forse c'è qualcuno che ha qualche interesse specifico, anche se poi in effetti penso che quelle aree al di là del Pognone forse non erano normate, ma con questa, diciamo, linea guida trovano ristoro, diciamo. Però io non è che la questione, questo terreno è di questo, allora io non sono d'accordo, non è questo, a parte quello della stazione che è un'area pubblica dove io penso che deve essere destinata a qualcosa di fruibile, si era ipotizzato nel corso degli anni, oltre ora nell'ultimo piano triennale, mi pare che sia stata data la denominazione come parco urbano, un altro parco urbano, insomma, che è una vecchia destinazione che io già allora paventavo nell'82 con la mia tesi di laurea, dove spostavo la stazione ferroviaria di Pachino, utilizzavo la bretella e ferroviaria per arrivare fino a Marzamemi con una specie di circonvallazione e direttamente però prevedevo la creazione di una nuova ferrovia al di là del passaggio a livello di Marzamemi. Comunque, a tutto questo, scusate c'è qualche zanzara, a tutto questo diciamo che praticamente niente, allora abbiamo visto l'espansione urbana, le aree CT1 sulla fascia costiera. Però si dice una cosa, quando tu presi nel vecchio piano regolatore hai presentato un progetto di lottizzazione e c'hai praticamente o la lottizzazione approvata o è in corso l'iter di approvazione della lottizzazione stessa, non è che tu puoi cambiare le destinazioni, perché lì la gente ti fa ricorso e mette il comune in ginocchio. Cioè, voglio dire, sì, il contenimento di queste aree di espansione turistica, soprattutto sulla fascia costiera, che però io dico al di là dei 300 metri, non è che ora qui noi dobbiamo, perché dobbiamo sempre considerare, a mio avviso, l'opportunità anche sulla fascia costiera di poter fare degli insediamenti turistici di un certo livello, insomma. Perché non è che se possiamo, cioè dobbiamo dare la possibilità di investimento, se c'è un'impresa grossa che vuole fare un albergo. Cioè io come comune di Pachino l'albergo, il resort glielo devo far fare, chiaramente al di là dei 300 metri e dove praticamente i piani me lo consentono. In questo caso era da raccordare sia quello delle riserve che per quanto riguarda appunto le linee guida del comune di Pachino. Come si può parlare di linee guida di Pachino parlando solo del piano paesaggistico, che in effetti dà un grosso dimensionamento un pochettino a tutte quelle che sono le aree vincolate. Però io non posso fare le linee guida del nuovo piano regolatore se non tengo nella dovuta considerazione quella che è una cosa di un'importanza mondiale, perché lì effettivamente, mentre il piano
il piano paesaggistico mi detta delle norme di vincolo. Il piano che riguarda l'approvazione delle SIC, delle ZPS e del parco urbano mi consente, una volta che il Comune di Pachino adotta il piano, la Regione fa suo il piano e c'è un piano del parco, lì si cominciano a strutturare diverse situazioni dove sia l'ente gestore che il Comune in sinergia, i privati, perché oggi la legge lo consente, praticamente lì puoi attirare grossi investimenti per il recupero delle aree ambientali, per la creazione di percorsi, c'è una grossa, i cosiddetti corridoi ecologici che per anni i giornalisti di Pechino l'hanno paventato come la sovietizzazione, no? Mentre era una grossa opportunità che, insomma, per tutta una serie di regioni e di ragioni il Consiglio di Stato ha dato parere negativo, e tanto che però oggi ultimamente il WWF ha rilanciato l'idea praticamente di, e questo chi deve essere se non il Comune di Pachino in prima istanza a promuovere di nuovo, perché il Comune di Pachino parla di tutto, parla di zone ecologiche, parla di questo, parla del piano paesaggistico e allo stato attuale oggi non si muove, non si dà una mossa per poter riprendere l'iter unitamente a quello del piano regolatore dei parchi e delle riserve. Questo è quello che uno si chiede praticamente in relazione a quegli emendamenti presentati per ridefinire le linee guida. In quel caso, nelle linee guida del Comune di Pachino, i consiglieri che erano in commissione urbanistica, tra cui l'attuale sindaco, non hanno mai parlato praticamente di tenere in considerazione quello che erano i vincoli e la stabilità e la progressività dell'azione e normativa e gestionale del parco e delle riserve, per cui rimane proprio un po' un limite, rimane un limite, nel senso che poi si concentra per esempio sulle zone D. Allora si discussero le zone D, specificatamente forse di uno di Marzamemi, dove la zona D, cioè la possibilità di insediamento di piccole aziende con lotti eccetera eccetera, si passa addirittura a dichiarare la zona D zona A, cioè equiparandola a un centro storico, cioè, non so se ci rendiamo conto. Io posso capire praticamente che nell'ambito della zona D te fai un elenco degli edifici suscettibili di essere salvaguardati, fermo restando che rimane una zona di industriale dove dai la possibilità a chiunque voglia di insediarsi o fare delle attività proprio commerciali, industriali. Cioè, qui si pensa tutto a trasformare tutto in turistico e in residenziale. Ma mi sembra riduttiva questa specificità, no? Io le zone industriali che poi tra l'altro il palmento di Rudinì è stato finanziato perché attraverso la sua attività desse poi al contesto generale una mossa, perché in questo senso vengono finanziate, cioè se io ti finanzio il palmento di Rudinì è affinché tutto quello che mi circonda possa da Rudinì trovare uno spunto per la rivitalizzazione, ma è una rivitalizzazione in chiave industriale, commerciale, artigianale, non è una induzione a carattere turistico e a carattere residenziale, cioè io non ci posso voler fare il bed and breakfast oppure un'altra attività, cioè, in parte potrebbe anche essere compatibile, ma in una misura ridotta. Lì bisogna favorire la creazione di piccole attività commerciali con un numero limitato, ma non che io prendo un capannone, lo demolisco oppure lo salvaguardo, però poi nell'intorno ci creo gli alloggiamenti per poter fare un residence. Questo è sbagliato, perché proprio la zona D dovrebbe essere quella zona che ti permette poi di creare posti di lavoro, insomma. Che poi nelle linee guida praticamente si sono dimenticati completamente, perché allora poi si discusse moltissimo sulle zone D di Camporeale, dove poi praticamente lì non fu detto niente.
Stranamente non fu detto niente e dopo qualche settimana venne fuori quel bombone pazzesco che riguarda quella discarica autorizzata, che doveva essere autorizzato il comune di Pachino, non ne sapevano niente, tutte le cose erano state demandate al solo sindaco che aveva già firmato gli accordi, cose che poi praticamente, insomma, da un sinergico silenzio. Perché poi, vedete, alcune aziende e alcune imprese ritornano nel corso del tempo e la cosa diventa alcuni silenzi, perché io poi tra l'altro dissi anche che la stampa, nonostante ci fosse stata una denuncia da parte di un gruppo di persone e anche l'ingegnere Drago intervenendo in una manifestazione pubblica, io accusai la stampa allora di aver fatto praticamente silenzio. Questi hanno avuto il coraggio, ve lo giuro, sia il signor Taccone che il signor Marziano, che tra l'altro fa il giornalista, però poi fa gli interrogatori al sindaco e chiede informazioni al sindaco e quello lo mette praticamente con le spalle al muro facendogli capire: tu puoi fare tutte le domande che vuoi, però ricordati che io ti ho messo nella commissione di valutazione degli impiegati comunali. Cioè, per dire, insomma, va. Comunque questi due giornalisti, cosa un po' alquanto strana e anomala, per il fatto che io li avevo un attimino indicati come, un pochettino, come dire, che hanno dato la notizia in ritardo, questi non so per quale motivo mi hanno querelato. Io tornai dall'Elba un'estate di 3 anni fa e mi trovai questa querela che poi non ha avuto più corso, ho incaricato anche un avvocato di Giovanni di Siracusa per seguire questa cosa, ma da 3 anni, 4 anni a questa parte non ho più saputo nulla, per cui mi sa che, insomma, se pensavano di intimidirmi praticamente con questa, se pensavano di tapparmi la bocca con questa querela. Comunque, in linea generale, il mio commento per quanto riguarda queste linee guida del Comune di Pachino sono queste. Ora qui io sto andando velocemente, però ci sono anche gli aspetti positivi. Che come possono essere aspetti positivi quando io praticamente sul centro storico di Pachino continuo ancora ad allargare la torta? Perché qui si tratta proprio di Pachino che si allarga su se stessa. E quante piazze devo costruire io per poter creare un'alternativa se non creo, cioè, una congiuntura tra Pachino e Marzamemi dove all'interno di questa struttura urbana creo dei nodi, questo allargamento a macchia d'olio è carente proprio, ma non carente dal punto di vista proprio della rendita, ma proprio c'è a livello culturale un arretramento di almeno 50 anni, ecco, questi che praticamente nella persona del vicepresidente della commissione di allora e l'attuale sindaco praticamente si vede paventata non una progressione a livello culturale, ma proprio un arretramento culturale che lascia temere le più basse speculazioni a livello di rendita fondiari attorno a Pachino. Non c'è un'idea di urbanistica, c'è proprio un'idea della, c'è un'idea molto bassa a livello culturale. Io vi saluto e vi mando i più sentiti auguri.